Ciao ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui raga col sesto episodio di, non so perché ho fatto sesto, ho fatto il 5 con la mano, comunque sesto episodio di Man of Medan. Ragazzi, siamo rimasti qui, io tra l'altro sto continuando a registrare, come ben vedete sono vestito allo stesso modo. Siamo qui con Giulia e Alex, a quanto pare usiamo Giulia. E nulla, continuiamo ragazzi, lo scorso episodio è stato allucinante, allucinante. Ok, Giulia, stiva di carico 1, ore 2, 52, 21 giugno. Almeno sti due, raga, sono insieme. Oh. No, dietro, raga, dietro! C'è quello stronzo con l'occhio in fuori, dietro. Figlio di puttana, maledetta. E la madò, dove cazzo... No, ma siamo nell'aereo di prima. Raga, ma vedi? Oh, non abbiamo respiratore però, eh. Quindi facciamo presto. Cos'è? Alex. No, raga, vedi? Giocano con la nostra... Con la nostra testa. Ma apri gli occhi, guarda. Lo sapevo! Ah, fanculo. Eh? Ma cosa sta succedendo? Ho fatto bene. Tra l'altro era la premonizione dello scorso episodio. Meno male che ho fatto bene, raga. Pensavo che non era lui. Ok. Che culo, raga. Grazie. Sarai annegata. Mi spiace, ma hai fatto la cosa giusta. O lui o noi. No. Ok, vivo Alex, aspetta, pensavo fosse morto un attimo. Ma che cazzo sta succedendo? Cosa cazzo sta succedendo? No! Raga, è morto Brad! Ma come è morto? No, raga, dai! Ma in cosa ho sbagliato? Scusami! Porca puttana! E vabbè raga, che devo fare? Minchia, il mio preferito è già crepato. Vaffanculo.
Dai. È qui. Che succede? Oh merda. Ma ragazzi, sono rimasto troppo male per Brad. Troppo, raga. No cazzo. Vuoi dire che è finita? Salta. Merda. Raga, c'è un'ansia allucinante. Prosegui. Bam. Fottiti bastardo. Sì, sono io, andiamo ora. No, ragazzi, sono troppo rimasto male per Brad. Non avete idea. Porca troia, raga. Siamo al sicuro. Qui non ci troveranno. Manca solo Conrad all'appello. Chissà dove cazzo è andato quello. Bah. Ci ha abbandonati così. Raga, ma Brad come cazzo ha fatto a morire, raga? Oh, ma salve. Salve. La situazione sembra aver preso una piega quasi mistica, oserei dire. Cioè, non ho capito la morte di Brad come è avvenuta. La nostra prima vittima. E qualcuno ha visto Brad? No, io non l'ho visto morire. È chiaro cosa stia accadendo? Come fermarlo? Come salvare le vite dei nostri compagni di disavventure? Andrà bene. Spero. Spero. I precedenti occupanti della nave non sembra ci siano riusciti. E molti sono morti quella notte. Voglio permettermi un suggerimento. Dimmi. Niente spoiler, mi serve aiuto. Ragazzi, devo ancora capirlo a lui qua, vero, eh? Niente spoiler. Nessun indizio? Immagino no. Che l'idea sia di venire a capo di tutto con gli indizi trovati. Beh, in bocca al lupo. Comincia a essere evidente, non è vero? Che mai nulla e nessuno è realmente quello che sembra. Ho notato. Spero possa aiutare. Non vedo l'ora di scoprire a quale fine andranno incontro queste anime sventurate e se si possano impedire ulteriori tragedie. Forza, porca, fai resistere. A presto. Tu sorella. Dai, raga, minchia, ci sono rimasto troppo male per Brad, porca puttana. Io devo ancora capirlo a lui comunque. Sensi di fratello maggiore pizzicano da pazzi. No, mi spiace. Mi spiace. Ma no. Dannazione. Dove diavolo sei finito? Che diavolo succede su questa nave? Alex è morto, purtroppo. Sembra che ci sia qualcosa di maligno, di letteralmente maligno laggiù. Maligno è dire poco. E cerchiamo di usare la testa, va bene? Quello che ho visto. C'erano vecchi soldati, i loro cadaveri. Erano morti, ma
poi vivi e... Beh, non mi sembra così strano in questo momento. Alex non era l'unico Alex. Di che stai parlando? C'erano queste cose barcollanti e avevano tutte il viso di Alex. È stato orribile. Giulia, non ti farei del male. Lo sai, vero? No, lo so, ma... Non può essere reale. A una cosa sarei disposto a credere, ma non a tutte queste follie. Non è una coincidenza. Sta succedendo qualcosa qui. Come distinguiamo ciò che è reale da ciò che non lo è? È una nave fantasma. Sono impazzita o questa nave è stregata? Cioè, le navi fantasma esistono davvero e noi ci siamo anche saliti a bordo e siamo nella merda? Esatto, poche parole. Dire lo stesso. Non siamo i primi ad aver avuto strani incontri qui. Sembra che le guardie fossero spaventate da qualcosa che avevano visto nella stiva. Un appunto parla di un gruppo che voleva evitare il turno di guardia perché erano troppo terrorizzati. Esatto. Nervosismo 2 dell'equipaggio, indagine. Cosa è successo su questa nave? Indagine. Che cosa sarà successo in questo posto? Non ne ho idea. Ho visto che il giornale era del 47. Questo posto è strano. Questo posto mi dà la nausea. È strano, sporco. Non pensiamo a loro, raga. Cioè, che cazzo sono i fratelli? Io voglio vivere. È davvero inquietante. Loro. Dov'è l'oro ancora? Nervosismo. Dov'è l'equipaggio? E cosa è successo su questa nave? Dove sono tutti? C'è puzza di morte dappertutto. Sembra una tomba. Da dove vengono tutti i cadaveri? Sembra che sia davvero possibile morire di paura. Ed è quello che è successo a questi poveretti. Beh, ne sappiamo più di prima. È meglio di niente. Stiamo perdendo tempo. Decidiamo cosa fare e facciamolo. Andiamocene da qui. Ci serve la calotta dello spinterogeno. O la Duke non parte. Un attimo. Ce l'aveva quello, deve esserci una radio. Possiamo trovarla e usarla. Sì, ma... Cioè... Bella idea, ma funzionerà ancora. Esatto. Serve un modo per arrivarci. C'è una nave del 45. Può funzionare una radio? Io spero per voi che vada. Siamo Alex. Ok. Andiamocene da questa nave. Sì. C'è qualcosa qua, raga. Ma vi giuro, io sto ancora pensando a Brad. Cioè, ragazzi, ve l'ho detto dall'inizio, era il mio preferito ed è morto subito. So che sembra assurdo, ma forse hanno abbattuto loro il relitto che abbiamo esplorato. Cioè, era il mio preferito, raga. Ora mi è rimasta Fliss, cioè che è la mia top player, tra virgolette, cioè la mia preferita. Raga, comunque Corrad vaffanculo, cioè proprio se n'è andato e ciaone. Cioè, da una parte ok, sono contento che l'ho salvato a priori, così abbiamo un personaggio salvo. Però dall'altra parte, cazzo, poteva esserci d'aiuto. Aspetta, che qua si può... Qua si può analizzare? Esatto. La scialuppa. Bene. Sarebbero utili se non fossero bucate. No, regà. Silent Hill può accompagnare solo, veramente. Vabbè, non esageriamo, però... cioè, è tutto arrugginito. Purtroppo no, ma... terrò gli occhi aperti. Ok. Azione. Merda. Documento. Cosa ha fatto? Perché l'ha lasciato? Raga, non ho premuto niente io. Oh, che cazzo fai, Alex? Ma sei ubriaco? Prendi sto coso.
Ah, avevo lasciato l'R2 che è deficiente, vabbè. Istruzione maschera antigas. Assicura sempre di aver indossato la maschera nel modo corretto. Sì, vabbè, tanto ce l'aveva Brad la maschera antigas. Quindi ci attacchiamo al cazzo, cioè, voglio dire. Tra l'altro, ragazzi, leggendo il retro della lettera questa qui, si... cioè, Alex si è accorto che trasportavano qualcosa di tossico, di pericoloso, che penso sia il... quello strano gas verdastro che si vede ogni tanto. Qua non c'è niente. Raga, maschera antigas siamo fottuti, perché l'unica che c'era la... ce l'aveva Brad ed è morto, quindi... Qua si può salire. Ci si potrebbe dare una spinta. Mi serve una mano qui. Ok. Credo che possiamo salire da qui. Dammi una mano. Cioè, lei a te ti deve essere... Vabbè. Potevi far contrario, no? Ti aiuto io. Siamo saliti, quindi. Ok. Raga, che casino. Cioè, veramente... Che incubo. Si può aprire qua? Questa parte. Ho trovato un passaggio. Sì, ma non so se è sicuro, eh. Oddio, magari c'è la radio, la famosa radio, che non sappiamo se funziona o no. Essendo una cabina di controllo, forse c'è qualcosa. Raga, comunque io spero facciano una patch, perché ha veramente tanti cali di frame sto gioco. Cioè, a volte... Cioè, ad esempio... No, adesso no. Però dopo le cutscene, subito dopo le cutscene, c'è dei cali di frame a volte che sono allucinanti. Poi anche le texture a volte hanno qualche problemino a caricare, però... Vabbè, penso patcheranno il tutto. Niente di grave, voglio dire, però... Ok. Di che si tratta questo? Oddio. Sembra fossero finiti in una tempesta. Ok. Sembra il pirata quello con la bandana che c'aveva la ferita. Si spara. Che non ci fa un torto se si spara, nel senso, a me fa piacere. Se è lui, eh. Non vorrei essermi sbagliato. Trovata la radio? No, ci sarà una radio sulla nave. Cioè, deve esserci. Ma quello sicuramente. Il problema è che se... Cioè, non può funzionare, raga. Cioè, non è uno spoiler, non può funzionare. Cioè, c'ho 80 anni sta nave. Ma cazzo fa? Vabbè, qua si sta scoprendo un po' il disastro. Quello cos'è? Una mappa? Cosa non torna qui? Tracciare questa rotta per arrivare a San Francisco è da pazzi. Sembra volessero nascondere il loro arrivo. Come giocare a nascondino in mezzo all'oceano. Già. Ah, da qua siamo arrivati. Quindi andiamo di qua. Qua non si può andare. Eccola qua la radio. E sembra funzionare, oh, stranamente. Deve essere morto nel bel mezzo della comunicazione. Ah, sto qua è quello col crocifisso. Sembra disperato. Muoio.
Sto qua era col quello col crocifisso. Mi sa tanto di sì. No. Ho sbagliato. Secondo me questo. Guardate. Ok. Comunque mi sa che era il tizio che faceva No, non Mayday, Mayday. ci posso credere. Questo affare funziona ancora. Beh, le radio non sono cambiate molto in 70 anni. Se c'è corrente. 70 anni, Però. non 80. Siamo là comunque. Funziona! Ok. È una number station. Una banda militare. Chiediamo aiuto. Ehi, pronto? C'è nessuno? Mi sentite? Sì. Oh, cazzo! Ci sento! Coordinate. Se ci sentite, siamo su una nave, un mercantile. E le nostre coordinate sono 12 gradi e 30 minuti sud, 151 gradi e 20 minuti ovest. Vi prego, venite subito, ci serve aiuto! Porca troia. Siamo sulla Omangar Medan. Siamo su un vecchio mercantile, dovrebbe chiamarsi Uran Medan. Pronto? Pronto? C'è qualcuno lì? Rispondete! Trofeo guadagnato, il nome della nave. No. Andatevi alla corrente. Un Guardate qui! classico. Ti pareva che... Che cazzo, ha un buco? Wow. Dovrà portare da qualche parte. Forse si riesce a riattivare la corrente. Dobbiamo far funzionare quella radio. Qualcuno deve restare qui nel caso arrivi un messaggio. Vado io, naturalmente. Vengo anch'io. Ehi, cosa? Giulia, no. Non sei mio gorilla. So badare a me stessa. Ehi, ehi. Se Giulia dice che se la caverà, se la caverà. E questo è quanto. Ok, io e te, Giulia. Fermi tutti, vediamo ste bus. Alex e Giulia sono scesi nell'apertura della sala radio. Ok, invece qua. Fliss ha trovato il cappello. Ok, questo è. Il gruppo ha comunicato le proprie coordinate che il nome della nave era Aurang Medan. Perfetto. Non penso di aver fatto una cattiva cosa, eh. Vedremo. Minchia, lo sapevo. Sì, però, regà, cioè, siete deficienti, eh. Ma siete tutto marcio, che cazzo vi appendete alle robe? Minchia, che culo che siete sani e salvi. Poteva andare molto peggio, tipo che vi si rompeva il collo o la gamba. Polso rotto. Ancora d'un pezzo. State bene, ragazzi? Insomma. Sto bene. Sto bene. Riuscite a vedere qualcosa? Dobbiamo trovare il generatore. Se riusciamo a farlo partire, alimenterà la radio. Aspetto qui alla radio. Prendi. Relazione aggiornata. Con cosa? Ok. Un accendino ci ha buttato giù buono. Anche se abbiamo già la torcia. Però c'è una Ehi! lanterna. Buono, raga. Ok, Dopo di te. illumina di più forse la lanterna, effettivamente. Siamo nei ponti inferiori della nave. Ok. Madò, raga. Oh, aspetta, c'è una porta qua. Ok.
Togliti, Giulia, madonna. C'è una nota, infatti. Allora, vediamo un po' che cosa dice. Ah, tipo una pagina di un diario. Un certo Joe è finito in infermeria. Joe, era lui. Quello che usavamo all'inizio. Ok. Perfetto. Ah, aspetta, 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 ho visto qualcos'altro. Ho addosso la telecamera. Qua. La cassaforte. Rapporto dell'ufficiale medico. Verbale dell'incontro tra lo scienziato X, il sergente maggiore Walter Bishop. Ok. Va bene. Un altro documento. Raga, stanza dei documenti, cioè tre documenti in una stanza. È scoppiata una rissa e hanno sbattuto in cella questo Charlie. Ah, Charles, allora era lui. Charles Anderson, era Charlie. 10 giorni. Alla faccia della rissa. Minchia. Avevo detto infatti che era un po', diciamo, un po' troppo per una cosa del genere. Vabbè. Ok, non c'è niente. Cos'era sto rumore? Raga, ho sentito un rumore bruttissimo. Sembrava un canto, ma penso me lo sono immaginato, probabilmente. Cioè, era il rumore della nave che fa un... Però sembrava tipo un canto. Se sono vivi da qui, mi faccio 100 bagni bollenti. Ce ne andremo da qui. Madonna, che calo di frame. Avete visto? Mi sbaglio mai. Ma che brutto posto, raga. Eeeh, buongiorno. Cos'è? Ok. L'infermeria. Questa è l'infermeria dell'inizio del gioco. C'era anche la foto del figlio di Joe. E c'è anche il medico qua per terra. Allora, nome paziente John Parts. La ricordi vividi e inquietanti. Finora è riuscito a svolgere i suoi compiti. Il soldato Patterson è un giovane uomo di 25 anni in perfetta salute e con una carriera militare esemplare alle spalle. Durante la visita è riuscito a calmarsi. Il linguaggio reazione è post-traumatico. Ok. Qua c'è il medico. Wow. Per terra. Cristo. Porca vacca. Madonna, raga. Questa è la foto del figlio. Che raga, a me... Il figlio di qualcuno a bordo. Sì, però a me sto bambino... Cioè, mi sembra troppo quel bambino fantasma che c'era sopra la nave. O che c'è sopra la nave, perché... Boh, a me sembra... Mi sembra lui. Dai capelli, non lo so. Però perché il figlio di Joe dovrebbe doveva trovarsi sulla nave? Non ha senso come cosa. Boh, non lo so. Però c'era la bara di un bambino. Però non sappiamo se... Cioè... Se era il figlio di Joe. Non credo. No, non può essere il figlio di Joe, perché Joe aveva chiesto al cinese, al veggente, se il figlio cresceva in salute, eccetera. No, ragazzi, siamo tornati indietro malissimo. Minchia, è un labirinto sta nave, porca puttana. Guarda i cali di frame, raga. Cioè, ogni volta che passo da là c'è un calo di frame allucinante, non so il motivo. Devono pacciarla sta roba, però, eh. Perché è fastidioso.
Ok, allora andiamo di qua. Aspetta, qua si può scendere, però andiamo a vedere un attimo. Perché fa sto giro stupido? No, non c'è niente. Ha fatto così il personaggio. Vabbè. Scendiamo allora, raga. Vieni a vedere. Guarda, qua giù. Sarà la sala macchina. Ottimo posto per un generatore. Scopriamolo. Beh, sicuramente se c'è un generatore è qua. Merda. Niente più scala. Posso saltare a terra? Aspetta. Tutto bene? Sì, a Più. posto. Scendi ora. Non spaccarti una gamba tu, mi raccomando. Prendila al volo, eh. Cazzo, l'ha messo male il piede per un po', eh. Ha messo molto male. Porca Cazzo, troia! che c'è? Hai visto anche tu, vero? Ovvio. No. Certo che no. Ehi. Sì, per la prima volta comincio a capirci qualcosa. Nessuno mi ha assalito. Dunque, la nave trasportava l'oro della Manciuria, che poi non era che una sorta di un'arma allucinogena sviluppata in Cina nella Seconda Guerra Mondiale. Era instabile e si è propagata sulla nave. Forse è ancora qui e sta avendo gli stessi effetti su di noi. Paranoia, allucinazioni, sono gli Ah. effetti per cui era progettata. Avevano le allucinazioni. Sappiamo che erano spaventati. Per gli ufficiali erano soldati paurosi, in cerca di una scusa per saltare il turno. Tutto quello che sta capitando non è reale. Sono solo allucinazioni. Non potrebbe No, avere a questo è che fare con l'aereo sbagliato. dell'immersione? Era un aereo da soccorso. Era qui per rispondere a una richiesta di soccorso inviata proprio da questa nave. Ma deve essere arrivato troppo tardi. Sulla nave erano tutti impazziti e l'hanno abbattuto. Chissà che cosa avevano in testa. O cosa pensavano di vedere. Oddio. D'accordo, su, andiamo. Beh, come ipotesi non fa una piega. Cioè, potrebbe anche. È molto logica come cosa, nel senso. Però che tutto quello che vediamo non è reale, ho i miei dubbi. Cioè, perché moriamo se no? Boh, c'è da capire, ragazzi, queste cose. E i rituali? Quello incappucciato? C'è qualcosa di più sotto, ragazzi. Per forza. Per forza, per forza. Dobbiamo A volte mi chiedo, e se fossimo andati in vacanza in Giappone? Sta zitto. Ecco, qua c'è quella nebbiolina di merda. Non c'è niente qua. Sento elettricità. Quindi forse stiamo andando alla parte giusta. Eccola qui, L'ho forse. trovato! Yes. Grazie al cielo! E funziona! Sì, è proprio lui. Aziona l'interruttore e torniamo su. Ok. Ok, torniamo di sopra. Serve un'altra strada. Ok. Fermi. Quando la corrente è stata ripristinata, la radio è tornata in funzione, buono. La corrente è saltata. Non so per quanto resterà attiva. Mi ricevete? Passo. Hanno preso la mia barca, ci hanno rapiti e ora ci attaccano sul mercantile. Dovete fare in fretta, passo. Sì. Vabbè, però arrivano i soccorsi. L'operatore di radio ha confermato loro che i soccorsi sarebbero arrivati. Quindi è solo questione di tempo alla salvezza. Se rimaniamo vivi. Aspetta, qua c'è qualcosa. Non c'è niente. Ehi, guarda qui.
Tutta da sub. Che cazzo ci fa qua? I scavatori l'hanno preso dalla Duke. Per te funziona ancora? Rimangono solamente pochi minuti di aria. Lo portiamo con noi? Oh, ci rallenterebbe. Ma prendilo, non si sa mai. No, dovremmo portarlo. Alcune sezioni della nave sono sommerse. Cazzo, c'è quello stronzo. Oh cazzo. Ma ha ucciso il suo amico. È un pazzo sclerotico questo, È pazzissimo. Com'è morto? Non lo so. Non lo so. Credi, sì. Attacchi la vicenda. Non l'ho negato io, credo. Cioè, in quella sezione di prima non ho capito che cazzo è successo. Il motore della barca! Cioè, il motore, quello che serve per far funzionare il motore. Cazzo! Mannozio! Chi vi è successo? Ma dategli una botta, no? Che ansia! Però forse è vero sta cosa del gas, perché noi non vediamo niente. E lui sta impazzendo perché vede della gente morta, raga. Vedo la gente morta. Aspetta, no, ho sbagliato tasto. Prendi subito immediatamente il coso della barca, subito. Aspetta, dove cazzo è? Dobbiamo cercare di evitarla. Sì, dobbiamo andarcene da qui, ora. No, prendi il coso della... Cazzo. Esamina. Non c'è niente. Cazzo. Ma dov'era il coso della barca? Io volevo prendere il coso della barca. Mannaggia la merda. Oh no. È inutile nascondersi. Brutte merde. Ma tu sei una merda, stronzo. Perché volete tenere tutto l'oro per voi, eh? Ma chi lo vuole? Anche per me, più che abbastanza. Voglio solo andare via da qui. Avventura, no? State cercando di tagliarmi fuori? Oh cazzo, raga, che ansia quando c'è sta roba. Ah, ce l'ha lui il bastardo, il coso della barca. Ce l'ha lui. Ti prego, dimmi che hai un piano di fuga. No. Aspetta, no. Vediamo cosa fa. Restiamo nascosti. Vediamo che succede. Porca troia, raga. Loro è vero, e ora finalmente tocca a distruggere tutto.
Io non respiravo, porca troia. Non respiravo. Minchia. Ce l'abbiamo fatta? Raga, vorrei tanto ucciderlo questo per prenderci il martello e per prenderci il motore lì. È dall'inizio che si porta dietro quel cazzo di coso. Oh no. Dio, chiudi la porta! Oh no, 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 no. Dimmi che è finita. A posto. Sicuri? Fermi. Ok. Sembra tutto a posto. Minchia pure questo qua, raga, che episodio, porca puttana. Ok, ok. Non vi muovete. E che nessuno si azzardi a cambiare. Ti suicidavi tu nella visione. Pezzo di merda. Voglio la tua pistola. Niente scherzi. Alzate le mani. Con calma. No, no! Non in quel modo! Non dovete trasformarvi! Eh? Metti giù la pistola! E nessuno si farà male! Pensate volessi far male a qualcuno? Non avevo altra scelta! Potete sentirla anche voi? È così, vero? Raga, sta impazzendo questo. Ancora! Sta di nuovo cambiando tutto! Cos'è che sta cambiando? Indietro! Scappate dalla nebbia! Ehi, qui non c'è nebbia! Attenti! Non respiratela! Cosa fa questa nebbia? Aspetta, cos'è questa nebbia? Che cosa fa? Viva! Fa resuscitare cose che non dovrebbero essere vive. Vedi? Qui dentro. Entrata con noi adesso. Per favore, calmati. Basta. Basta. Si dovrebbe uccidere questo, vero? Metti giù la pistola, ora. Mi dai ordini? Perché mi dici cosa fare? Avete respirato la nebbia! È finita! Posso sentirlo! Ok. Senti, c'era qualcosa nell'altra stanza. Sembrava fu nebbia, forse. Lo sapevo! Te l'ho detto! L'hai respirata? No. No! Abbiamo trattenuto il respiro. La nebbia non è dentro di noi. Ah, davvero? Sarete esperti in immersioni, ma non pensate di fregarmi. Siamo stati qui per delle ore! Avete sempre trattenuto il respiro? Lo state tradendo ora? No, 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 aspetta! Abbiamo preso un ribrite dalla barca. Cosa? Serve per toglierci la nebbia dai polmoni. Sai, puoi usarlo anche tu, ok? No, 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 no! Via, 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 lontano da me! Oddio! È in me! Ho la nebbia dentro, vero? Ecco. È dentro di me! La sento vorticare dentro di me! Mi sta cambiando! Ecco. Prendo? Cazzo, raga, non so che prendi pistola. Vai, vai, Alex, vai! Prendi quella cazzo di pistola. Stai bene? Abbiamo salvato.
Cambia di nuovo tutto, trofeo guadagnato. Ora devi stare dalla nostra parte, ti abbiamo salvato il culo, eh. Cioè, ti saresti sparato. Raga, qua abbiamo fatto un'ottima cosa, mi sa, eh. Cioè, io volevo farlo far crepare, però forse abbiamo fatto ancora meglio. Credo, spero. Sto stronzo. La pistola, oh, prendila. Ecco, fottutamente perfetto. Sì, certo. Proviamo ad affogare in queste pozze schifose. Perché no? Oddio. Qui si può morire per un proiettile in corpo, per una caduta, per annegamento e ora anche di noi. Ehi! Ma che succede? Ok. Ora si scende in quel buco. No, ma stai lì! Madonna mia, se muori tu muoio anch'io, t'avviso. Spengo. Fermi. Ragazzi, per questo episodio può finire qui. Raga, già mi è morto Brad, che è il mio preferito. Ma se mi muore pure Fliss, io basta, disinstallo il gioco. No, scherzo. Però ragazzi, no, dai, almeno Fliss, raga, dobbiamo farla rimanere viva. Anche Alex e Giulia, se riusciamo. Corrad, raga, a sto punto io direi che ce lo siamo giocato subito. Nel senso, l'abbiamo salvato a priori e... cioè, perché... se no sarebbe già, penso, ritornato in scena. La cosa che mi fa incazzare è che quello stronzo manco, cioè nel senso, ci ha abbandonato proprio. Se è stato lui. Vabbè. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per aver visto il video. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio qui su RexTube. Ciao!